Allora, buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi noi continueremo a parlare di cubica di curvatura stazionaria, che vi ricordo essere il luogo geometrico dei punti del piano mobile che presentano una curvatura stazionaria, ossia che rispettano la condizione di derivata del raggio di curvatura rispetto all'archetto L di polare mobile uguale a zero. Sulla base di questa condizione noi andiamo in sostanza ad imporre di avere quattro punti di contatto con il cerchio oscuratore, quindi curvatura stazionaria, e questo corrisponde alla situazione di tre spostamenti infinitesimi, che sono proprio i singoli vettori spostamento che congiungono questi quattro punti di contatto tra il cerchio oscuratore e la rispettiva traiettoria. Questo discorso trova diverse applicazioni pratiche che vedremo strada facendo. In particolare, rispetto a quanto abbiamo già detto nella lezione scorsa, oggi andiamo a vedere una costruzione grafica della cubica di curvatura stazionaria, che abbiamo visto essere una curva algebrica di terzo grado circolare. Vuol dire che passa per i punti ciclici del piano, però presenta un asintoto, cioè un punto improprio, quindi una terza intersezione con la retta impropria, che è un'intersezione reale che comporta appunto la presenza di un punto di infinito. Quindi la cubica di curvatura stazionaria, che è un strofoide che abbiamo già qualitativamente rappresentato, appunto è una curva aperta in generale. Allora, vediamo questa costruzione grafica come scaturisce dall'equazione algebrica che abbiamo dimostrato la volta scorsa, e questo ci aiuta, diciamo, al di là della costruzione grafica, che può essere più o meno utile, ma ci aiuta, diciamo, a capire meglio come è fatta la curva e quindi a ragionare in maniera più spedita per quanto riguarda sempre le applicazioni pratiche finalizzate alla progettazione di meccanismi. Allora, ripartiamo da questa espressione algebrica della cubica dimostrata la volta scorsa. Quindi abbiamo x quadro più y quadro, che moltiplica x diviso n più y diviso m meno xy uguale a zero. Questa è l'espressione in forma cartesiana, e rispetto al riferimento canonico che ha origine nel centro di istantanea rotazione, quindi riferimento canonico che diciamo è strettamente legato al moto rigido rappresentato per il tramite delle traiettorie polari. Ecco, abbiamo questo termine che, diciamo, determina la circolarità della curva, ma questo l'abbiamo già spiegato. Allora, se noi a partire da questa equazione andiamo a dividere primo e secondo membro per xy, modifichiamo un po' la rappresentazione algebrica della curva, da cui, come vedremo, scaturisce una costruzione grafica che ci aiuta, diciamo, nell'intuito, nel capire come è fatta la curva, e questo, diciamo, è la finalità principale di questo discorso. Allora, qui abbiamo un x quadro più y quadro diviso per xy, qui otteniamo 1 diviso ny più 1 diviso mx meno 1 uguale a 0. Ok? Ma possiamo portare l'uno naturalmente all'altro membro e quindi scriverla direttamente in questo modo. Quindi, in sostanza, siamo andati a fattorizzare questa equazione algebrica di terzo grado nel prodotto di questo termine e quest'altro termine. Ok? Questo termine è associato ai punti ciclici, come detto più volte. Ma cosa altro possiamo dire?
Andiamo ora a moltiplicare per x quadro più y quadro e otteniamo quanto segue. Allora, possiamo scriverla in questo modo: 1 su n, x quadro più y quadro diviso y più 1 su m, x quadro più y quadro diviso x, che è uguale a 1. Bene, se noi indichiamo questo termine con questo termine con lambda e quest'altro termine lo indichiamo con mu, praticamente otteniamo l'equazione di una retta. L'equazione di una retta rappresentata in forma segmentaria, e quindi abbiamo lambda su n più mu su m uguale a 1. D'accordo? Ovviamente non dobbiamo dimenticare che lambda è legato alle coordinate xy tramite questa espressione e mu analogamente tramite quest'altra espressione. Allora, la prima espressione la scriviamo qui, quindi posso scrivere che lambda è uguale a x quadro più y quadro diviso y, e quindi da questa otteniamo x quadro più y quadro meno lambda y uguale a 0. Questa è l'espressione di una circonferenza, e possiamo scriverla anche in questo modo, come x quadro più y meno lambda mezzi al quadrato è uguale a lambda mezzi al quadrato. Ok? Questo per quanto riguarda il primo termine. In maniera analoga vado a riscrivere qui mu, quindi mu è uguale a x quadro più y quadro diviso x, e questa diventa x quadro più y quadro meno mu per x uguale a 0. Anche questa la possiamo scrivere in questo modo, in modo tale da mettere in evidenza direttamente il centro e il raggio della circonferenza. Quindi abbiamo x meno mu mezzi al quadrato più y quadro che è uguale a mu mezzi al quadrato. Quindi ciascuno di questi termini rappresenta una circonferenza. La prima è una circonferenza di centro 0 lambda mezzi e raggio lambda mezzi. La seconda è una circonferenza di centro mu mezzi 0 e di raggio mu mezzi. E complessivamente la cubica può essere rappresentata quindi tramite queste due circonferenze e questa retta in forma segmentaria. Siccome il tutto è riferito al sistema canonico, andiamo a fare questa rappresentazione. Quindi, questo è il riferimento canonico. Come ricorderete, centro è il centro di istantanea rotazione e la tangente normale alle polari. Facciamo riferimento all'espressione di questa retta in forma segmentaria. Se mettiamo sulle ascisse mu e sulle ordinate lambda, che cosa possiamo dire dall'espressione di questa retta? Che quando mu è uguale a 0, mu è uguale a 0, si ottiene che lambda è uguale ad n. Analogamente, quando lambda è uguale a 0, si ottiene da questa espressione che mu è uguale ad m. Vi ricordo che n e m sono gli invarianti geometrici e sono legati principalmente ai raggi di curvatura delle polari, anche al diametro della circonferenza dei flessi, ma lo stesso è a sua volta legato
ancora ai raggi di curvatura delle polari, perché facciamo riferimento a questo tipo di rappresentazione del mondo. Bene, detto questo, andiamo a rappresentare questa retta. Andiamo a rappresentare questa retta che presenta appunto due intersezioni con l'asse della scissa e delle ordinate, quindi quando mu è uguale a 0, lambda è uguale ad n, quindi posso rappresentare questo punto, quando lambda è uguale a 0, mu è uguale ad m, e quindi ho quest'altro punto. Allora la retta di cui si parla è per esempio questa, va bene? Ma noi abbiamo anche detto che ciascuno di questi termini è a sua volta legato ad una circonferenza, quindi devo e posso rappresentare anche queste circonferenze al variare di mu e lambda, perché mu e lambda a loro volta dipendono da x ed y, che sono le coordinate del punto della cubica, perché questa comunque è l'equazione della cubica di curvatura stazionaria. Allora, se noi prendiamo un generico valore di mu, per esempio questo, se noi andiamo a guardare le espressioni delle due circonferenze che abbiamo dimostrato prima, come detto, qui abbiamo una circonferenza che ha il centro a mu mezzi, quindi qui, e ha un raggio mu mezzi, quindi a mu mezzi y uguale a 0. Morale della favola che questa equazione corrisponde a questa circonferenza che sto andando a rappresentare. Ok? Abbiamo rappresentato questa circonferenza. In maniera analoga possiamo ragionare su quest'altra espressione e che cosa otteniamo? Che abbiamo qui una circonferenza che ha un raggio lambda mezzi ed ha un centro che sta su 0 lambda mezzi. Ok? Quindi praticamente possiamo rappresentare quest'altra circonferenza in questo modo, dove questo punto di intersezione è lambda. Ok? Il centro, come detto, sta a lambda mezzi e il raggio è ovviamente uguale ancora a lambda mezzi. Bene, siccome il punto della cubica deve naturalmente rispettare queste equazioni delle circonferenze, perché x, y stanno qui dentro, va bene? E qual è il punto della cubica? Il punto della cubica in questa rappresentazione è dato da questo punto di intersezione, perché questo deve appartenere ad entrambe queste due circonferenze, naturalmente, perché queste stanno dentro naturalmente l'equazione cubica di partenza. Ok? Quindi il punto della cubica in questo caso è appunto l'intersezione delle due circonferenze. Ma mu e lambda stanno nell'equazione della retta in forma segmentaria. Quindi noi abbiamo che questo è mu, questo punto di coordinate mu 0, questo punto ha coordinate 0 lambda. Bene, questi due punti devono cadere appunto su questa retta. Quindi questo è un punto A, per esempio, che ha coordinate mu lambda. Quindi già incominciamo a capire come stanno le cose, perché noi partiamo dalla conoscenza del moto rigido per il tramite delle traiettorie polari. Tramite i raggi di curvatura delle traiettorie polari determino questi coefficienti m ed n, e quindi nel riferimento canonico posso tracciare quella retta, giusto? Su questa retta io ho una serie di punti, prendo un punto qualsiasi di coordinate mu lambda sono rispettivamente
i diametri di queste due circonferenze, il cui punto di intersezione, a parte il centro di istantanea rotazione che corrisponde all'origine del sistema canonico, è il punto della cubica. Ok? E questa costruzione grafica appunto ci porta a tracciare punto per punto la cubica di curvatura stazionaria. Bene, però abbiamo anche dimostrato la volta scorsa la presenza di un asintoto, come anche richiamato all'inizio della lezione di oggi, perché c'è un punto improprio reale e abbiamo l'equazione dell'asintoto. Siccome questa curva appunto è una curva aperta, che poi è tangente naturalmente all'asintoto perché si incontrano, come ben sappiamo, nel punto improprio, allora se noi riuscissimo a rappresentare graficamente anche l'asintoto, questo è un ulteriore aiuto per, diciamo, o disegnare con una costruzione grafica più accurata la cubica o quantomeno abbozzare, diciamo, qualitativamente quella che è la forma effettiva della cubica di curvatura stazionaria. Quindi puntiamo ora l'attenzione sulla rappresentazione grafica dell'asintoto, va bene? Ok, allora possiamo fare le seguenti considerazioni. Abbiamo dimostrato a suo tempo che l'equazione dell'asintoto della cubica è la seguente, quindi meno m su n x meno m quadro n diviso m quadro più n quadro, ok? Quindi questa è l'equazione di una retta, cioè l'equazione dell'asintoto della cubica, ok? Rappresentata insomma nella classica forma. E quindi questa corrisponde alla ben nota espressione di una retta, appunto mx più q. Quindi abbiamo un coefficiente angolare e la coordinata che rappresenta l'intersezione della retta con l'asse delle ordinate. Va bene? Quindi praticamente questo termine corrisponde al coefficiente angolare della retta e quest'altro termine corrisponde a Q, va bene? Quello che noi vogliamo cercare di fare è rilevare in qualche modo da questa rappresentazione grafica questi parametri in maniera più spedita, insomma, in qualche modo, o almeno associare questi termini ad un qualche cosa che è riportato nella rappresentazione grafica. Questo discorso è abbastanza semplice perché se noi andiamo a guardare questo rapporto, per il momento non consideriamo il segno, consideriamo il rapporto m su n. Allora, m su n su questa figura che cos'è? M corrisponde a questo cateto, quindi P0m, giusto? N corrisponde a questo altro cateto del triangolo rettangolo P0mn. Quindi quando io vado a considerare il rapporto m diviso n, in sostanza sto considerando la tangente di questo angolo qui, giusto? La tangente trigonometrica di questo angolo. Ok? Benissimo. Ma nel momento in cui abbiamo individuato questo angolo, possiamo fare delle altre considerazioni, però lasciatemi rifare velocemente questa figura per non complicarla troppo, poiché devo aggiungere, diciamo, delle nuove rappresentazioni. Allora, per questioni di chiarezza, rifaccio questa figura rappresentando, diciamo, delle cose che ci interessano di più ai fini della rappresentazione grafica dell'asintoto. Quindi questo è lambda, questo è mu, rappresento ancora questa retta, quindi questo è n, questo è m, p con 0 il centro di istantanea rotazione. Vado ora a rappresentare
altre due circonferenze che hanno però una diametro P0M e l'altra diametro P0N. Va bene? Ed è quello che andiamo a fare. Questa è una prima circonferenza. Analogamente traccio l'altra circonferenza che ha diametro N. Come vedete, queste due circonferenze si intersecano in questo punto, va bene? Questo punto, quindi, se io congiungo P0 con questo punto che lo indichiamo con S, in questo modo, se il disegno fosse ben fatto, diciamo questo angolo sarebbe uguale a 90 gradi, perché è sotteso dal diametro della circonferenza P0N, giusto? Ovviamente anche questo è 90 gradi, perché è sotteso dal diametro di quest'altra circonferenza che è uguale a P0N. Ok? Benissimo. Allora, dal ragionamento che facevamo prima, stavamo ragionando appunto sul coefficiente angolare della retta che rappresenta l'asintoto della cubica, questo è uguale ad m su n, a parte il segno. Quindi avevamo detto, lo rappresento anche qui, che questo angolo qui, indichiamolo per esempio con alfa, va bene? E quindi la tangente di alfa è proprio uguale ad m su n e quindi corrisponde esattamente a questo. Ma avendo ora tracciato anche queste due circonferenze, che non sono nient'altro che queste due nel caso particolare in cui mu coincide con m e lambda coincide con n, giusto? Ecco, queste due circonferenze sono importanti anche per un altro fatto, perché queste corrispondono ai cerchi osculatori della cubica nel punto P con 0. Perché parlo al plurale, cerchi osculatori in un punto? Perché la cubica nel punto P con 0 presenta un punto doppio, cioè c'è un cappio, va bene? C'è un cappio e quindi un punto doppio. Come punto doppio, naturalmente, ho due rami di curva e quindi ho due cerchi osculatori per ciascun ramo, nello stesso punto. Tali cerchi osculatori corrispondono proprio a questi. Si può dimostrare, naturalmente, ma per il momento la prendiamo per buona. Ok, bene. Detto questo, allora, se questo angolo è alfa, naturalmente è alfa anche questo, perché sono rette rispettivamente perpendicolari. Allora, da questo ragionamento noi possiamo subito andare a rappresentare, se non altro, la parallela all'asintoto, cioè la direzione dell'asintoto. Non è ancora l'asintoto, ma è la direzione dell'asintoto. Perché qui c'è un segno meno, questo rapporto corrisponde alla tangente di un angolo, questo angolo è proprio questo, quindi cambiato di segno, io vado a considerare, diciamo, un angolo negativo, in questo modo. Questo angolo qui, quindi, questo angolo qui è uguale ad alfa, però riportato in senso negativo, cioè verso il basso, ok? Del resto l'equazione della retta ha un coefficiente angolare negativo e quindi naturalmente è inclinata verso il basso, piuttosto che verso l'alto, giusto? Bene, questa retta tratteggiata, che passa per l'origine, è la direzione dell'asintoto, perché rispetta questo coefficiente angolare. Naturalmente in questo caso non compare ancora questo termine, ok? Perché è una rappresentazione y uguale a mx passante la retta per l'origine. Quello che ci manca ora da definire è il termine q associato a questa figura, in modo tale da poter rappresentare proprio l'asintoto, ok? E non soltanto la sua direzione. Bene, anche questo può essere fatto in modo abbastanza semplice e possiamo dire questo. Allora, questo termine Q è, diciamo, vi anticipo che sarebbe questo qui, ma adesso lo andiamo a dimostrare. Quindi individuiamo questo punto con Q
più grande, per esempio, e quindi sarebbe l'ordinata del punto S, a parte il segno. Va bene? Allora, andiamo a verificare questo. Se fosse questo veramente il termine Q della retta dell'asintota, questo lo possiamo esprimere come I con 0 S per il seno di alfa. Ok? Dal triangolo rettangolo P0QS. Ma come detto prima, questo angolo alfa è uguale a questo perché sono rette rispettivamente perpendicolari, per cui P0S lo posso esprimere ancora in funzione di quest'altro triangolo rettangolo, vale a dire P0SN. Quindi P0S è praticamente uguale ad N, che è questo, corrisponde all'ipotenusa del triangolo rettangolo, e quindi abbiamo N seno di alfa, sarebbe P0S, per il seno di alfa sarebbe Q, quindi morale della favola, io ho un sen quadro N sen quadro di alfa, giusto? Posso esprimerlo in questo modo. Ma alfa è questo termine qui, è questo termine qui, e come possiamo andare a rappresentare ora il seno di alfa per liberarci appunto dell'angolo? Bene, se io guardo ancora il triangolo rettangolo P0MN, il seno di alfa, cateto opposto diviso l'ipotenusa, giusto? Quindi il cateto opposto sarebbe P0M, e quindi a lunghezza M, diviso l'ipotenusa. Ma l'ipotenusa la posso ancora esprimere in funzione di M ed N, col teorema di Pitagora. E quindi M diviso la radice di M quadro più N quadro. Ok? Se questa espressione la sostituisco ora nella precedente, che cosa otteniamo? Devo andare a moltiplicare, a fare il quadrato, quindi ho un N, quindi sopra mi rimane, dunque, attenzione perché questo è al quadrato, quindi ho un M quadro N diviso il quadrato del denominatore, quindi la radice va via e ho un M quadro più N quadro. Come vedete, questo termine in valore assoluto è uguale a questo dell'asintoto. Va bene? Quindi abbiamo verificato che l'ordinata di questo punto S, ok, corrisponde proprio alla Q dell'asintoto. Anche qui andiamo ora a tener conto del segno, cioè un segno negativo, quindi vado a considerare appunto questa Q negativa, quindi spostata nel quarto quadrante di questo appunto sistema di riferimento, ok? Quindi qui avrò un punto S', ok? E questa sarebbe naturalmente meno Q. Va bene? Questo è il punto S', e in realtà la meno Q conviene rappresentarla qui, facciamo in questo modo che è più chiaro, cioè ho trovato il punto di intersezione dell'asintoto con l'asse delle ordinate. Quindi non mi rimane ora fare altro che rappresentare questa retta, che ovviamente è parallela alla precedente. Quindi questa retta è proprio l'asintoto, è proprio l'asintoto della cubica di curvatura stazionaria. Quindi, come vedete, il discorso è abbastanza semplice, perché posso schematizzare una figura di questo tipo. L'input del discorso, lo sottolineo, lo ribadisco ancora, sta nella conoscenza della legge di moto per il tramite delle traiettorie polari, quindi io devo conoscere le traiettorie polari, ossia MN,
da MN scavo la retta, traccio queste due circonferenze, trovo S, trovo l'angolo e poi dalla ordinata di S' posso disegnare subito l'asintoto, va bene? Della cubica di curvatura stazionale. Benissimo, allora possiamo rappresentare qualitativamente la cubica, ma riportiamo per esempio un punto come fatto prima, quindi prendiamone uno almeno, immaginiamo questo sia il punto A di coordinate mu lambda, quindi da mu e lambda io potrei tracciare queste due circonferenze, ma come vediamo adesso posso farne anche a meno di tracciare le due circonferenze, quindi la costruzione grafica alla fine è più semplice di quella che pensiamo, ok? Perché? Perché qui guardate la parte rossa, questa che cos'è? Il punto della cubica come si ricava? Si ricava prendendo la perpendicolare da P0 al segmento lambda mu, quindi io individuo il generico punto, ne scelgo uno, come in questo caso A, di coordinate mu e lambda, riporto le coordinate cartesiane mu e lambda sul sistema canonico, congiungo, prendo la perpendicolare e ho trovato il punto della cubica, senza tracciare le circonferenze, perché ovviamente la costruzione è assolutamente equivalente, ok? E andiamo a farlo qui, quindi congiungo questo punto con questo, va bene? E poi prendo la perpendicolare, ok? Prendo la perpendicolare e quindi ho trovato un punto della cubica. Adesso provo a rappresentare qualitativamente questa cubica circolare e dobbiamo tener conto che questi sono anche i cerchi oscuratori, che questo è l'asintoto, che P0 è un punto doppio e che questo è uno dei punti della cubica. Allora, qualitativamente abbiamo una cosa di questo tipo. Questo, come già detto, è una strofoide obliqua che presenta un punto doppio in P0. Questi sono i cerchi osculatori alla cubica nei due rami della stessa che passano per il centro di istantanea rotazione e questo è l'asintoto. Bene, a questo punto abbiamo bisogno di un po' di spazio perché vogliamo passare ad un'applicazione e come al solito facciamo riferimento ad un quadrilatero articolato. Bene, allora prendete un po' di spazio anche voi.
Allora, il nostro quadrilatero è così rappresentato. Quindi abbiamo qui una cerniera fissa con 0, questo è A, questo è B con 0, questo è B. Ok? Quindi il punto B è vincolato a ruotare intorno a questo punto fisso, per cui traccia una traiettoria circolare di questo tipo. Il punto A è vincolato a ruotare intorno a quest'altro punto fisso. Il centro di istantanea rotazione, come ben noto, è dato da questo punto qui, che è P con 0. Bene, è chiaro che la costruzione della cubica va fatta con riferimento al sistema canonico, ok? Ma nei sistemi articolati, come in questo caso, e come detto più volte, noi non conosciamo a priori le traiettorie polari, ok? E quindi le traiettorie polari, viceversa, ci tornano utili per individuare il sistema di riferimento canonico. Perché? Perché l'equazione della cubica nel sistema di riferimento canonico è relativamente semplice, ok? Assume un'espressione di questo tipo e quindi da qui la convenienza di fare riferimento a quel sistema. Ma per utilizzare quello mi servono le polari. Nei sistemi articolari le polari non le conosco a priori, non è come il caso che abbiamo visto a suo tempo ruota-rotaia, dove le polari coincidono con i profili coniugati, perché abbiamo una coppia cinematica superiore. E allora come fare? Sappiamo come fare, perché noi possiamo individuare il sistema di riferimento o per il tramite della circonferenza dei flessi, perché sappiamo che la circonferenza dei flessi è tangente alle polari in P con 0, e quindi se io trovo la circonferenza dei flessi e vado a considerare la tangente a tale circonferenza in P con 0, di conseguenza conosco anche la tangente alle polari. Ne prendo la normale in maniera opportuna, in termini diverso, e ho individuato il sistema canonico. Va bene? Ma possiamo fare di meglio, perché noi abbiamo applicato anche il teorema di Bobillier e in questo caso torna utile applicare proprio il teorema di Bobillier. Ok? Per applicare il teorema di Bobillier vi ricordo che abbiamo bisogno di individuare l'asse di collineazione. Ma l'asse di collineazione è rappresentato da questa retta. Da questa retta, perché se io vado a congiungere i due centri di curvatura del punto A e del punto B, e quindi traccio, come già fatto, questa retta, e ne considero l'intersezione con la retta congiungente i rispettivi punti di cui conosco i centri di curvatura, vale a dire la retta che passa per i punti di biella A e B, e questi si intersecano, queste due rette, in questo punto. Peraltro in questo caso potevamo anche fare riferimento al teorema di Aaron Old Kennedy e trovare il centro di istantanea rotazione nel moto relativo tra il link a 0A e B0B. Ok? Quindi in sostanza ho individuato questo punto. Quindi l'asse di collineazione, quindi questo coincide anche con il P, dovrei indicare i membri, questo è 1, questo è 2, questo è 3 e questo è 4, quindi questo punto di intersezione coincide con il centro di istantanea rotazione relativo P2,4, mentre il nostro P0 è il centro assoluto del moto della biella AB. Quindi congiungendo P0 con P2,4 io ho trovato l'asse di collineazione di cui ho bisogno per poter applicare il teorema di Bobillier. Ok? Quindi questo è l'asse di collineazione. Cosa dice il teorema di Bobillier? Che l'angolo formato tra l'asse di collineazione e la prima punteggiata, che è questo, è uguale all'angolo formato tra la seconda punteggiata e la tangente alle polari, quella di cui abbiamo bisogno.
Quindi andiamo a rappresentare la tangente alle polari ruotando di un angolo φ nel rispetto del teorema di Bobillier. Ok? Questo angolo qui è l'angolo φ. Questa è la tangente alle polari. Dalla tangente alle polari posso rappresentare naturalmente anche la normale, quindi prolunghiamo perché questo è l'asse delle ascisse del riferimento canonico rispetto al quale devo riferire la cubica di curvatura stazionaria. Quindi diciamo che dalla figura coincide quasi con l'asse di collineazione e quindi questo qui è l'asse delle ordinate del riferimento canonico. Va bene? Questo lo facciamo appunto applicando il teorema di Bobillier. Allora, come facciamo a costruire la cubica in questo caso? Ho trovato il sistema di riferimento con origine i pi con 0, centro istantanea rotazione della biella AB. Allora, noi abbiamo visto prima che nella costruzione grafica torna particolarmente utile la conoscenza di quella retta, no? Che sarebbe la retta di costruzione tramite la quale poi individuo punto per punto la cubica di curvatura stazionaria. Allora, cosa devo fare? Posso fare una costruzione a ritroso, qui dal punto di vista grafico, poi vediamo dal punto di vista analitico, naturalmente il ragionamento è identico, ok? Solo che qui lo sviluppo graficamente, ma posso svilupparlo anche analiticamente, ok? Partiamo da cosa? Partiamo dalla conoscenza di due punti, perché io devo sapere qualcosa. Quindi sicuramente so che la cubica passa per pi con 0. Quindi qui c'è un punto doppio che sarebbe il cappio della strofoide. Va bene? E questo lo so. Ma è troppo poco. Quindi mi servono delle altre informazioni. Allora ricordiamoci un po' la definizione. È il luogo geometrico dei punti del piano mobile che hanno curvatura stazionaria, cioè il cui raggio di curvatura rispetto alla condizione del rho in dl è uguale a 0. Quindi deve avere questo punto, per poter appartenere a questo luogo geometrico, almeno 4 punti di contatto con il cerchio oscuratore. Ma se fosse proprio una circonferenza, meglio ancora, giusto? Morale della favola, A e B appartengono alla cubica, perché sia il punto A che il punto B sono vincolati in modo tale da seguire una traiettoria perfettamente circolare. Quindi qual è il cerchio osculatore di A e di B? È la traiettoria stessa, quindi coincidono, quindi non hanno 4 punti di contatto, ce ne hanno infiniti, perché il cerchio osculatore coincide proprio con la traiettoria. Quindi è una condizione ancora più forte di quella che cerchiamo. In sostanza, quindi, la cubica passa non soltanto per pi con 0, ma passa, per quanto detto, anche per i punti A e B. E allora noi possiamo usare i punti A e B per poter risalire alla retta di costruzione, facendo un ragionamento, no? A ritroso. Un po' quello che facciamo nell'applicare la circonferenza dei flessi. La circonferenza dei flessi torna utile per trovare i centri di curvatura delle traiettorie descritte dai punti del piano mobile, giusto? Applicandola in particolare per i sistemi articolati nella forma contratta. Ma prima di applicarla mi serve la circonferenza, giusto?
Quindi noi dobbiamo prima trovare la circonferenza dei flessi e poi la utilizziamo per trovare i centri di curvatura di un qualsiasi punto del piano mobile. E qui è lo stesso ragionamento. Quindi prima tracciamo la cubica e poi questa ci torna utile appunto per trovare quei punti che hanno curvatura stazionaria. Per fare questo facciamo quindi riferimento ad A e B. Va bene? Se io volessi trovare, per chiudere quanto stavo dicendo prima, volessi trovare per esempio i punti A'B', applico la formula di Euler-Savary, no? Cioè dovrei scrivere P0A al quadrato è uguale ad omega A, ma omega A sarebbe a 0A per A'A. In questo caso qual è l'incognita? Non è il centro di curvatura, l'incognita è A'. Va bene? E quindi da qui ricavo che A'A è uguale a P0A al quadrato diviso a 0A. Analogamente scrivo che P0B al quadrato è uguale a B0B per B'B. E da questa ricavo B'B, come abbiamo fatto più volte, che è uguale a P0B al quadrato diviso B0B. Giusto? Naturalmente se vado a individuare questi punti e a tracciare la circonferenza dei flessi, la stessa deve risultare tangente all'asse della scissa di riferimento canonico, altrimenti vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Va bene? Tracciata la circonferenza dei flessi vado a trovare i centri di curvatura di qualsiasi punto. Quindi se io avessi un punto M generico del piano mobile associato alla BLAB, allora vado ad applicare questa formula. Quindi questa mi serve per trovare la circonferenza dei flessi insieme alla conoscenza di P con 0 e poi posso scrivere che omega M, M punto generico del piano mobile è uguale a P0M al quadrato diviso M'. Ok? Questa è l'applicazione. Ritorniamo al discorso della cubica. E allora ritorniamo anche a questa costruzione grafica, ok? Questa costruzione grafica che abbiamo visto essere derivata ovviamente dall'espressione algebrica, naturalmente. Come vi ho detto, un punto della cubica, lo possiamo vedere anche qui, il punto della cubica è questo, ok? Il punto della cubica è questo, ma P0, la congiungente di P0 con questo punto della cubica, chiamalo per esempio con KS, con questo punto della cubica, presenta una normale che mi porta a individuare A. Quindi è chiaro che la costruzione la posso fare in un verso o nell'altro a secondo dei dati del problema. Quindi o scelgo A su questa retta e vado ad individuare il punto della cubica, o parto dalla conoscenza del punto della cubica e risalgo a un punto della retta, giusto? Ed è esattamente quello di cui abbiamo bisogno in questa prima fase per quanto riguarda il quadrilatero articolare. Quindi io conosco due punti della cubica che sono A e B, mi interessa trovare la retta in questo caso. Allora, prendiamo il punto A, congiungo P con 0 con A facendo appunto quella costruzione a ritroso, congiungo P con 0 con A e prendo la normale passante per A a questo segmento rosso, va bene? Quindi prendo la normale qui questo è 90 gradi e l'intersezione di questa retta normale a P con 0 A con l'asse delle ascisse e delle ordinate del riferimento canonico sarebbero cosa? Mu e lambda, ok? Quindi questi due punti sarebbero mu associato al punto A e diciamo questo è lambda associato al punto A, va bene? E allora andiamo a individuare ora un punto della retta di costruzione. Quindi qua devo prendere
eccolo qui, questo è un punto della retta di costruzione, va bene? Cioè della retta che viene rappresentata qui, se vi ricordate, in forma segmentaria, è esattamente quella retta, va bene? Quindi questo punto lo indichiamo con P con A in quanto associato al punto A della cubica. Il disegno si complica un po', ma il ragionamento è molto semplice. Vado a ripetere questa costruzione per il punto B, perché anche B, per quanto detto prima, appartiene alla cubica. Quindi congiungo P con 0 con B e devo andare a considerare la perpendicolare a quest'altro segmento, cioè P0B, cosa che mi appresto a fare. Quindi questa è la perpendicolare. Ok? Naturalmente quello che mi interessa sulla falsa riga di quanto detto per il punto A è l'intersezione con l'asse delle ordinate. Va bene? Che ho convenientemente allungato. E quindi abbiamo questo punto che lo possiamo indicare con lambda B e quest'altro punto di intersezione con l'asse delle ascisse, il riferimento canonico, che lo possiamo indicare con mu con B. Stesso ragionamento fatto per il punto A, vado a considerare il corrispondente punto che ha coordinate mu con b lambda b. Eccolo qua, questo è il punto PB. Ma sappiamo che sia PA che PB devono appartenere alla retta di costruzione. Questi due punti sono sufficienti, perché per due punti passa una sola retta, ok? Per individuare in maniera univoca la retta di costruzione. Va bene? Quindi devo ora congiungere PA con PB. Se congiungo PA con PB, ok? Ho ottenuto la retta di costruzione. Naturalmente l'intersezione di questa retta con l'asse delle ascisse, nel rispetto di quanto detto prima, determina n, cioè uno dei due invarianti geometrici. Quindi posso ricavarli graficamente, senza conoscere i polari, senza ricavare i raggi di curvatura delle polari, che è una cosa abbastanza complessa in generale. Ok? Cioè li ricavo di conseguenza. Qui il disegno va un po' fuori, ma riusciamo comunque ad individuare tale punto di intersezione, che sarebbe questo. Come vi dicevo, questo corrisponde ad M, cioè a uno dei due invarianti geometrici che compaiono nell'equazione della cubica, cioè sarebbe questo termine qui. Va bene? Tale retta interseca analogamente l'asse delle ordinate in un altro punto, che è un altro punto di interesse, perché questo corrisponde proprio ad n, n invariante geometrico, l'altro invariante geometrico che compare nella equazione, tant'è vero che tutta l'espressione della cubica qui riportata dipende solo da questi due coefficienti, e gli stessi dipendono dalle traiettorie polari. Se noi facciamo questa costruzione grafica, possiamo risalire ad n ed m semplicemente come intersezione di tale retta con l'asse delle ascisse e delle ordinate. Va bene?
Da qui potrei tracciare i due cerchi osculatori alla cubica nel punto P con 0 come fatto prima, perché conosco il diametro P0n ed il diametro P0n. Il punto di intersezione, per quanto detto prima, ora lo stiamo applicando al quadrilatero, ma ovviamente il ragionamento è identico. Per quanto detto prima, ho queste due circonferenze rosse e il punto di intersezione S sulla retta mi aiuta ad individuare anche l'asintoto, per quanto abbiamo appena spiegato. Allora, possiamo provare a fare anche questa rappresentazione, possiamo sottolineare che il ragionamento è anche in questo caso più semplice di quello che appare, perché noi possiamo fare a meno di rappresentare le due circonferenze rosse, mi riferisco ai cerchi osculatori dell'astrofoide. Perché? Perché il punto S come lo ricavo? Lo ricavo come piede della perpendicolare condotta da P con 0 alla retta NM, senza disegnare le circonferenze, giusto? Perché questo angolo è di 90 gradi. Ed è quello che andiamo a fare. Allora, da P con 0 io conduco la perpendicolare alla retta passante per PAPB, che interseca l'asse della scissa in M e l'asse delle ordinate in M. Quindi da qui prendo la perpendicolare e individuo direttamente il punto S. Va bene? Il punto S mi interessa perché mi consente di individuare questa ordinata. Questo punto lì l'abbiamo indicato con Q, e questa ordinata corrisponde a che cosa? A Q dell'asintoto. Va bene? Qual è l'angolo? L'angolo che mi dà l'inclinazione dell'asintoto è questo, ma quell'angolo è uguale anche a questo, lo devo considerare negativo e quindi lo vado a rappresentare qui. E faccio questa, traccio in modo con una tratteggiata la direzione dell'asintoto, perché questo sarebbe l'angolo alfa, che è uguale a questo. Va bene? Noto Q, posso rappresentare anche naturalmente l'asintoto nella sua posizione, ok? Quindi dovrei avere meno Q, supponiamo che cada qui, va bene? E devo fare la parallela a questa, cosa che vado a fare. Questo è meno Q e questo è l'asintoto della cubica. Quindi ora abbiamo tutto il frame per poter disegnare la cubica di curvatura stazionaria. Ma ricordiamo il ragionamento, che poi questo torna utile naturalmente anche per un discorso analitico. Il ragionamento è che noi partiamo dalla conoscenza di A e B, perché sono due punti della cubica, nonché dalla conoscenza del punto P con 0. Per trovare ora tutti i punti della cubica dovrei applicare questa costruzione. Quindi dovrei prendere un punto, o comunque n punti su questa retta, prendiamone uno per esempio, il punto R,
e ora faccio la costruzione all'incontrario, un po' come abbiamo fatto per la circonferenza dei flessi. Abbiamo applicato la forma di Eulero-Savary contratta per determinare A'B' e poi applichiamo la stessa forma per determinare omega. Qui facciamo la stessa cosa. Utilizziamo prima la conoscenza di A e B per trovare i punti PA e PB, dopodiché utilizzo la retta per trovare i punti della cubica. Stesso ragionamento, va bene? Allora, se prendo un punto R generico, qual è la coordinata di R? Questo. Quindi questo sarebbe mu R. Qui vado ad individuare questa ordinata che sarebbe lambda R. Ok? Beh, il disegno si complica, ma la costruzione è sempre la stessa. Quindi congiungo lambda R con mu R in questo modo e poi da P con 0 vado a prendere la perpendicolare. Prendo la perpendicolare, questo è un punto della cubica e posso farlo per qualsiasi altro punto, quindi muovendomi lungo questa retta, secondo questa costruzione grafica che abbiamo dimostrato essere derivata dall'equazione della cubica, anch'essa dimostrata a suo tempo. Ok? E allora, per concludere questa rappresentazione grafica della cubica di curvatura stazionaria per un quadrilatero articolato, diciamo che la cubica deve passare per questi punti, quindi abbiamo una cosa di questo genere, e poi mi fermo qui, naturalmente bisogna tener conto dell'asintoto che comunque abbiamo lo stesso rappresentato.